La nostra anima è saggia e a volte ci porta in una direzione che non è proprio quella che noi ci aspettiamo di percorrere. Magari non accadono quelle cose che noi pensiamo di desiderare e pensiamo che magari siano le cose corrette per noi, per la nostra serenità, per la nostra felicità. Ma la nostra anima la sa un po' più lunga di noi. Sa delle cose di cui noi non siamo a conoscenza, proprio perché altrimenti non ci sarebbe permesso, non avremmo la possibilità di vivere la nostra esistenza connessi alla dualità e non potremmo fare tutte le esperienze che ci permettono di crescere, di diventare sempre di più il meglio che possiamo essere. Quindi, quando la tua vita magari sta andando in una certa direzione che non è quella che tu vorresti, che tu pensi di volere, prenditi un attimo proprio per te stesso, per te stessa, e fai silenzio dentro di te. Senti se quello che tu desideri, lo desideri per amore nei confronti di te stesso e della vita, oppure semplicemente per paura di non realizzarti, di non essere felice, per paura di fare la cosa sbagliata, per paura di perdere delle occasioni. Quando senti che dentro di te quello che tu realmente provi e che ti spinge a desiderare delle cose è la paura, ti stai perdendo una grande opportunità, perché la paura non ti porta a fare le scelte corrette. È sempre una scelta di scarsità. È sempre un puntare molto più in basso di quello che potresti. Ma l'amore invece ti apre delle porte che tu ancora non conosci e sicuramente sono porte connesse all'incertezza, sono porte connesse allo sconosciuto, ma sono quelle porte che ti permettono di andare oltre e di vivere una vita con la V maiuscola. Una vita dove tu non potrai provare rimpianti, dove non potrai sentire di avere sprecato delle occasioni. Quindi, mi raccomando, fai un bilancio dei tuoi pensieri, delle tue scelte, delle tue aspirazioni e senti se sono guidate dalla paura o dall'amore. Se senti che sono guidate dalla paura di fare troppo, dalla paura di perderti qualcosa e quindi da pensieri di scarsità, oppure dall'amore, dal voler fare tutto quello che è possibile, che forse tu non conosci neanche, ma la tua anima lo conosce. E quindi fai la tua scelta consapevolmente. E se senti delle resistenze proprio nel vivere la vita così pienamente, perché magari non ti è stato insegnato, all'essere umano generalmente viene insegnato di volare basso, ma tu puoi volare alto, puoi realizzare cose che non conosci neanche, a cui non arrivi neanche col pensiero. Vale la pena davvero di vivere una vita così piena e così meravigliosa? Beh, sta a te rispondere a questa domanda. Per me sì, ma questa è la mia opinione. E se senti che questa cosa è importante anche per te, e se senti proprio delle resistenze dentro di te, puoi andare oltre quelle resistenze. Sappi che lo puoi fare. La Divine Connection ti può aiutare. Se non sei ancora entrato nel gruppo Divine Connection di Facebook, ti suggerisco di farlo. Ti suggerisco anche di leggere il libro Divine Connection. Ti aprirà delle porte che ancora non conosci. Ti mando un abbraccio e ti auguro una scelta consapevole. Al prossimo video. Ciao!